Ciao, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci 74. Oggi prepariamo insieme il rotolo alla Nutella. Il rotolo alla Nutella che andiamo a preparare oggi è un dolce golosissimo, semplice da preparare, molto buono perché è farcito con la classica crema di nocciole che noi tutti amiamo. Dunque si prepara con una pasta che viene chiamata pasta biscotto. Andiamo a vedere cosa ci serve. 4 uova medie, 115 g di zucchero semolato, 80 g di farina 00, 350 g di Nutella, zucchero vanigliato a velo quanto basta e aroma di vaniglia. Come prima cosa preriscaldiamo il forno in modalità statica ad una temperatura di circa 200-220 gradi a seconda del vostro forno. Ora passiamo alla preparazione. Prendiamo le uova, le rompiamo ad una, le mettiamo in una planetaria. Montiamo la frusta. Attiviamo la planetaria lasciandola lavorare a velocità medie fino a quando le uova non saranno spumose. Aggiungiamo l'aroma di vaniglia. A questo punto aggiungiamo più riprese lo zucchero. Ora lasciamo montare. Allora, dopo circa 6 minuti spegniamo l'impastatrice e andiamo a setacciare la farina direttamente nel composto. Adesso con una spatola andiamo a fare dei movimenti per amalgamare la farina al composto dal basso verso l'alto per non smontare l'impasto e incorporare benissimo la farina. A questo punto prendiamo una leccarda da forno che io ho precedentemente, vedete, l'ho imburrata e poi l'ho ricoperta con della carta da forno e volutamente l'ho lasciata, vedete, così, con i bordi alti, cioè deve essere un po' più grande la grandezza della carta forno della leccarda stessa, perché poi dovremo andare a sollevare il nostro rotolo, diciamo la nostra pasta di biscotto, e quindi ci viene meglio. Allora, a questo punto trasferiamo l'impasto nella teglia. Poi lo livelliamo piano piano con una spatola. Qua il forno è caldo, io ho livellato l'impasto nella leccarda e mettiamo subito a cuocere per circa 8-9 minuti, ricordo ad una temperatura di circa 200-220 gradi.
Trascorso il tempo di cottura, togliamo subito dalla leccarda la nostra pasta biscotto, l'adagiamo per raffreddare e riposare su un altro foglio di carta forno della stessa dimensione di questo. Lo lasciamo raffreddare completamente. Ecco qua, la pasta biscotto si è raffreddata. Adesso molto delicatamente pensiamo a togliere la carta forno, mi raccomando, molto molto delicatamente. Qua abbiamo tolto tutto. Adesso prendiamo la Nutella che ho leggermente riscaldato per essere un po' più, diciamo, liquida e riuscire a spalmarla meglio. Quindi la mettiamo direttamente sulla pasta biscotto, così. E poi andiamo a spalmarla con una spatola, lasciando su ogni bordo 2 cm, così quando andiamo a rotolare la Nutella non esce fuori. A questo punto facciamo la prima piega, aiutandomi con la carta forno, faccio la prima piega. Me lo porto un po' più al centro. Ecco qua. A questo punto lasciamo sotto la chiusura. Ecco qua. A questo punto abbiamo fatto il nostro bel rotolone. Lo mettiamo a riposare per circa 30-40 minuti in frigorifero. Sono trascorsi 30 minuti, ho tolto il nostro rotolo dal frigo e adesso andiamo a togliere la carta forno. Ecco qua. Adesso andiamo a spolverizzare di zucchero a velo tutto il rotolo. Girarlo così. A questo punto possiamo fare le fettine. Vedete? La fettina è perfettamente riuscita. Poggiamo sul nostro vassoio. Ecco qui, ho tagliato 3 fettine del nostro rotolo alla Nutella perché noi possiamo decidere sia di prepararlo per una merenda, magari con gli amichetti di nostro figlio o nostra figlia, oppure per una festicciola, oppure lo possiamo preparare per una merenda quotidiana. E quindi io ho tagliato quello che a me serviva in questo momento, perché possiamo conservare il rotolo avvolto alla pellicola trasparente e messo in frigorifero per circa 3-4 giorni. Quindi possiamo decidere che cosa fare. Allora, se vi è piaciuta questa ricetta, fate un bel like, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, venitemi a trovare anche sul mio sito www.lerecettedifrancis34.com e anche su Facebook e su Instagram. E mi raccomando, seguitemi. Ciao, a presto!